che ai colleghi deputati è consentita la partecipazione da remoto secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento il 31 marzo 2020. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione Organizzazione Italiana di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, AOI, del Coordinamento Italiani Network Internazionali, CINI, e dell'Associazione Link 2007 Cooperazione in Rete, ONLUS, nell'ambito dell'esame dello schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023, cui è allegata la relazione sull'attività di cooperazione allo sviluppo riferita all'anno 2019, avviato nella seduta di martedì 9 novembre. Anche a nome della Commissione saluto e ringrazio i nostri ospiti per la disponibilità a contribuire al nostro esame, anche alla luce dei cambiamenti intervenuti nella programmazione dei lavori parlamentari. Salutiamo quindi Silvia Stilli, portavoce dell'Associazione Organizzazione Italiana di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, AOI, Raffaele Salinari e Maria Grazia Petroccione del Coordinamento Italiani Network Internazionali, CINI, Roberto Ridolfi e Andrea Bosio, presidente e membro dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione Link 2007 Cooperazione in Rete, ONLUS. Ricordo che nel corso di questa legislatura abbiamo già avuto modo di audire rappresentanti di queste realtà della società civile, da ultimo nella seduta del 9 marzo scorso, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quanto all'organizzazione dei nostri lavori, il tempo a disposizione per ciascun intervento è di 10 minuti, seguiti dalle domande dei colleghi deputati e da un ulteriore intervento di replica da parte degli auditi. Do ora la parola alla dottoressa Silvia Stilli, portavoce della AOI, che, lo ricordo, ha come finalità la rappresentanza e la valorizzazione della pluralità degli attori sociali del volontariato e della cooperazione internazionale, promuovendo iniziative e alleanze con altre rappresentanze e coordinamenti associativi, reti tematiche, regioni ed enti locali. Prego. Sì, buongiorno, grazie per l'audizione. Anche a nome dei colleghi di AOI, di CINI e Link 2007, diciamo che facciamo anche parte del Forum Nazionale del Terzo Settore. La AOI ha 150 associate dirette, quindi abbiamo nel corso, nell'iter di discussione del documento di programmazione indirizzo triennale, programmazione indirizzo, ha dato un contributo con circa una trentina e più di osservazioni e emendamenti proposte. Una prima valutazione positiva e soddisfazione: circa l'80% di questi nostri contributi sono stati recepiti nella versione finale che oggi abbiamo in esame. Alcune rapide considerazioni, alcune più specifiche ed altre invece più generali. Questo è un primo documento triennale di programmazione e indirizzo che a nostro parere ha seguito un percorso maggiormente condiviso all'interno delle constituency del Consiglio Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo, un documento che è stato analizzato nei gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo, in particolare nel gruppo 2, del quale peraltro AOI fa parte anche nella condivisione del coordinamento del gruppo insieme a Giovanni Rocca di Confindustria, ma a nostro parere alla fine di questo percorso, comunque virtuoso, molto più virtuoso di tutti i precedenti, è mancato il tassello finale, cioè una vera e propria restituzione, valutazione e confronto nel Consiglio nazionale con tutti gli attori e i soggetti insieme della cooperazione nel CNCS. E quindi si può e indubbiamente si deve fare di più rispetto a questo. Il contributo dei gruppi è importante in un iter che deve essere a nostro parere con scadenze e step più numerosi di quelli che ci sono stati, che comunque hanno visto, lo ripeto, un percorso importante: prima l'analisi dell'indice, poi la prima versione e quindi la possibilità di intervenire con le osservazioni e gli emendamenti citati da parte di tutti. Occorrerebbe lavorare più per capitoli e temi del documento, step che analizzino capitoli e temi nei gruppi stessi e con un maggiore coinvolgimento quindi anche tutti insieme delle plenarie del Consiglio nazionale. Peraltro su questo, ma spiegherà meglio credo il collega Ridolfi, stiamo
vi è una proposta di emendamento di Link 2007 che devo dire convince anche noi della revisione di questo iter e soprattutto per arrivare all'approvazione più rapida del documento di programmazione triennale che veda anche uno svincolo, diciamo, dalla relazione annuale che è importantissima in termini di valutazione e verifica e che sia spostata al 31 ottobre invece che all'attuale 31 marzo per permettere di avere una visione più complessiva annuale e un aggiornamento nei 2 anni prima della scadenza del triennio che non sia però una riscrittura dell'intero documento e mi pare che su questo ci sia una garanzia da parte della Vice Ministra su questo. È importante quindi il ruolo del CICS in questo e anche delle Camere, oltre che ovviamente nel percorso che è stato fatto e ci auguriamo che venga preso in esame questo emendamento. Alcuni punti adesso, i più importanti sul documento. Soddisfazione su tutta la parte che riguarda la revisione, l'attualizzazione dell'aspetto relativo al peace building e al ruolo della società civile in questa azione che è preso a totale carico all'interno della cooperazione internazionale. Sappiamo che la legge 125 all'articolo 1 ha anche, per fortuna, come dire, ed è importantissimo nelle strategie politiche estere del paese, il tema della pace. Gli indicatori che abbiamo proposto sono stati accolti, l'avevamo fatto già dalla precedente versione. È un documento che inizia ad affrontare, cercando di entrare nel merito, della relazione tra le politiche in termini della coerenza interna, della coerenza tra le politiche. Quindi abbiamo una maggiore analisi e riflessione nei rapporti col Ministero dell'Interno, tra cooperazione allo sviluppo e politiche del Ministero dell'Interno, sul tema delle migrazioni. Anche se su questo, avremo modo di vederlo, insomma, c'è un lavoro soprattutto di Aoi e Cini dall'anno scorso sugli emendamenti alla legge di bilancio, anche lì chi mi seguirà lo potrà dire, per noi resta importantissimo chiarire il rapporto all'interno dell'APS, che per noi non deve essere conteggiato all'interno dell'APS, di tutta la parte che riguarda i fondi dell'accoglienza e dell'asilo. C'è il tema, a nostro parere, invece meno sviluppato, sul quale c'era stato un lavoro, un'insistenza congiunta delle tre reti, anche in gruppi di lavoro della DGCS, anche all'interno dei luoghi di dibattito del G20, sulla centralità dell'agroecologia. L'agroecologia è citata, ma non è presa come punto di riferimento centrale rispetto alla costruzione di uno sviluppo sostenibile a livello ambientale, economico e anche a livello ovviamente sociale e comunitario. Grande soddisfazione per finalmente la definizione di una strategia di genere che sia mainstreaming. Lì eravamo andati, come dire, molto pesanti con gli emendamenti, come oggi sono stati tutti, devo dire, raccolti. C'era un problema lessicale, adesso finalmente utilizziamo i termini uguaglianza ed empowerment di genere. Su questo una riflessione che è all'interno del documento, su cui mettiamo un accento, sto andando per punti veloci, che riguarda il completamento del percorso dell'attualizzazione delle linee guida della nostra cooperazione allo sviluppo. In particolare il tema Nexus, emergenza, pace e sviluppo, il tema della sicurezza alimentare, in cui vogliamo che sia reinserito la priorità dell'agroecologia prima accennata, così come la conclusione dell'iter sulle linee guida sull'ambiente ed altro. Sull'ambiente sempre non è stata accolta una nostra particolare enfasi a valorizzare le buone pratiche italiane in relazione alle energie rinnovabili e all'economia circolare che sono solamente accennati. Infine, il ragionamento sulla coerenza delle politiche, che verrà ripreso dalle colleghe e dai colleghi, prevede, a nostro parere, e l'avevamo negli emendamenti sottolineato, anche il riferimento, soprattutto per quello che oggi è il MAECI, Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, in cui interno c'è anche il commercio estero, un riferimento anche a tutta la riflessione relativa ai trattati commerciali. E su questo
anche a una fonte importante che è l'UNCTAD, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio allo Sviluppo. Alcuni elementi, infine, l'importanza di questa audizione e del ruolo del Parlamento. L'iter, della definizione del documento triennale dei 3 anni, a nostro parere, può veramente essere importante nella relazione con il Parlamento e con la Commissione Esteri in corso d'opera sui singoli temi. Maggiore attenzione alla definizione delle linee guida, a quella della coerenza delle politiche, perché poi su questo ci incontriamo quando andiamo a discutere della legge di bilancio o il Parlamento discute del decreto missioni. Qui noi, rispetto alla definizione dei paesi prioritari, vogliamo dire due cose. A nostro parere, e lo dimostra tutta la questione della rotta balcanica e della, come dire, tensioni politiche a est in Europa, la Bosnia-Erzegovina deve ritornare a essere paese prioritario e non assorbito all'interno dell'azione e della nostra presenza in Albania, perché è un paese effettivamente a rischio nelle porte dell'est, sul quale il tema delle disuguaglianze e della povertà si combina con quello dei grandi flussi migratori. E poi, nel tema della coerenza, l'Afghanistan ci dimostra, rispetto alla condivisione che tutti abbiamo avuto di 20 anni in cui avremmo dovuto e potuto fare di più e diversamente, che anche la scelta di la definizione di un paese importante nelle relazioni prioritarie come l'Egitto deve essere vincolata al tema dei diritti umani, maggiormente vincolata ed esplicitata anche nel documento triennale di programmazione. Quindi noi riteniamo che anche lì, in termini di coerenza, i trattati, gli accordi che fa il Parlamento, le azioni del Ministero dell'Interno, della Difesa e della cooperazione internazionale in paesi come la Libia, l'Egitto e, a dimostrazione, dell'Afghanistan, sono ovviamente assolutamente da tenere sotto osservazione e sotto controllo. Chiudo, grazie. Spero di essere stata nei tempi, so che i colleghi e le colleghe riprenderanno i punti e li svolgeranno meglio. Grazie, dottoressa Stilli. Do ora la parola al dottor Raffaele Salinari, portavoce del CINI, che è composto da 6 tra le maggiori ONG italiane appartenenti a network internazionali, presenti nello scenario internazionale con centinaia di progetti in oltre 100 paesi e 5 continenti. Dottor Salinari, lei ha la parola. Sì, ringrazio i colleghi delle altre reti e naturalmente i parlamentari che hanno voluto ascoltare la nostra voce. Come ha detto la collega Stilli, quest'anno l'andamento, diciamo, dei negoziati, chiamiamoli così, anzi meglio del dialogo col Parlamento, sicuramente è molto più positivo e noi crediamo che questo sia stato influenzato sostanzialmente da una sensibilità cresciuta sia da parte del Parlamento che da parte di questo governo, in merito al ruolo che noi abbiamo esercitato in questo momento molto molto difficile. Ci tengo a dire due cose a complemento di quello che abbiamo già detto attraverso Silvia Stilli. Prima di tutto c'è, come vedete, un livello altissimo di coordinamento tra le tre reti e questo credo che sia un fattore positivo, propositivo, che il Parlamento a livello politico deve tenere e ha tenuto in considerazione. La seconda questione è che noi abbiamo parlato, adesso siamo in commissione esteri, però non sfugge a nessuno che noi abbiamo esercitato in questi anni e stiamo ancora esercitando in questo periodo difficilissimo un ruolo sempre più importante anche per quanto riguarda i problemi, diciamo, italo-italiani del welfare, della tenuta, del consolidamento di alcuni settori, appunto, tipo la sanità, tipo l'istruzione, l'inclusione sociale. Quindi questo per dire che tutto quello che noi diciamo ha sempre un collegamento molto stretto con la realtà italiana e con la realtà europea. Non siamo da molto tempo organizzazioni che si occupano soltanto di cooperazione internazionale allo sviluppo, siamo sempre di più organizzazioni appunto di terzo settore, come è stato ricordato. Quindi abbiamo un occhio anche alla realtà italiana. E questo per dare una chiave di lettura ulteriore ai parlamentari, un filtro ulteriore. Due questioni molto, molto velocemente, io le riprendo per quanto riguarda quello che è stato detto precedentemente. Il
La questione, della coerenza delle politiche per noi è veramente fondamentale. È fondamentale nel senso che, a livello internazionale, non si può, diciamo oggi, aprire, dire, delle contraddizioni rispetto a campi sempre più, correlati tra di loro. La questione delle coerenze della politica, poi la riprenderà la mia collega Egizia Petruzione. Viene molto da lontano, lo sapete. Noi abbiamo sempre insistito su questo. Perché abbiamo sempre insistito su questo? Perché, come dimostrano i fatti, se non si guarda a 180 gradi l'orizzonte, si rischia veramente di ottenere effetti estremamente spiacevoli, estremamente contrari. Il tema dei diritti umani, il tema della salvaguardia ambientale, il tema anche della quantità dell'aiuto pubblico allo sviluppo, sono tutti intercorrelati. Fare oggi, e non mi rivolgo al Parlamento, che so sensibile, ma in generale questo è un problema, non arrivare, insomma, neanche allo 0,3%, non essere ancora in grado di avere una roadmap veramente, concreta verso lo zero, significa che domani pagheremo dei prezzi altissimi, altissimi, li stiamo già pagando in termini di, appunto, frammentazione sociale, in termini di diseguaglianza, in termini anche di tensioni internazionali che poi evidentemente si riverberano anche sul nostro paese. In estrema sintesi, chiediamo uno sforzo che viene fatto, ma non uno sforzo episodico, perché potrebbe essere visto questo come momento appunto di emergenza rispetto al Covid. Questa è una situazione, diciamo, che rimarrà. Il tema verso lo 0,7% noi lo stiamo trattando. E abbiamo aperto una campagna come organizzazioni non governative, lo dico molto brevemente, non è questa la sede, ma insomma noi stiamo organizzando tutte e tre le reti e tanti altri soggetti importanti, ecclesiastici, laici, eccetera, una campagna verso lo 07. Io credo che avremo bisogno molto dei parlamentari, mi chiudo su questo. Credo che più i parlamentari di questa commissione, non soltanto, saranno al nostro fianco, per avere un'Italia in grado appunto di sostenere la coerenza delle politiche a partire dalla quantità, che poi diventa anche qualità dell'intervento, ripeto, attraverso la coerenza, più il nostro paese potrà guardare al futuro con una certa, come dire, anche una certa tranquillità rispetto alle nuove generazioni e ai nuovi problemi che sicuramente già oggi abbiamo davanti. Grazie. Grazie a lei, dottor Salinari. Chiedo ora alla dottoressa Egizia Petruccione se intende aggiungere qualche ulteriore elemento. Prego. Sì, grazie, buongiorno. Molto rapidamente, perché molto è già stato detto dalla collega Stilli e da Raffaele Salinari. Allora, l'apprezzamento per il documento l'abbiamo espresso già varie volte in varie sedi, quindi lo ribadiamo qui. In generale, apprezziamo molto lo sforzo dell'allineamento della strategia italiana ai 5 pilastri dell'Agenda 2030, e che era auspicabile. Passerei solo rapidamente ad alcuni punti di possibile miglioramento per il futuro e poi a una riflessione sul processo in sé. Allora, per quanto riguarda gli elementi di criticità, avremmo voluto un maggior dettaglio nella sezione sulle risorse, dove avremmo voluto fossero maggiormente dettagliate, diciamo, le indicazioni di massima circa l'allocazione delle risorse sui singoli ministeri, i fondi della cooperazione che vengono, come dire, spesi attraverso i singoli ministeri. Anche la strategia multilaterale, pur essendo il canale più importante, decisamente il più importante, della PS italiano, a nostro avviso potrebbe essere maggiormente dettagliata e approfondita. Rispetto alle priorità settoriali, sono ancora molto numerose. Però apprezziamo che sia stata ridotta la percentuale destinata ai settori non specificati. Questo non perché necessariamente si debba essere rigidi, però diciamo, ci sono delle indicazioni dell'OCSE-DAC sia sul numero di priorità settoriali che sul numero dei paesi beneficiari che andrebbero rispettate, per rispondere anche alle raccomandazioni dell'ultima peer review.
Poi un'ultima nota di merito, rispetto alle tematiche cosiddette trasversali, come genere e disabilità in particolare. Noi pensiamo che sia fondamentale che le risorse allocate a sostegno di queste tematiche cosiddette trasversali vengano correttamente tracciate con i rispettivi policy markers DAC, non solo dall'AICS, ma da tutte le amministrazioni che gestiscono fondi della PS. Queste sono alcune possibilità di miglioramento. Rispetto al processo, anche noi concordiamo naturalmente sulla necessità di allineare maggiormente l'approvazione della strategia triennale con tempistiche che la rendano utile. Insomma, stiamo adesso discutendo l'approvazione della strategia triennale 21-23, siamo alla fine del 21. Quindi bisogna trovare, far sì che, diciamo, questa strategia sia veramente utilizzata e utile, non solo un esercizio così, un check da mettere su una casellina, ma che sia un documento vivo, utile, utilizzato e al quale fare riferimento. Ultima cosa, quest'anno, anzi nel 22, l'anno prossimo, dovrebbe esserci la peer review, la mid-term peer review dell'Ocse-DAC. Quindi a maggior ragione tutte le raccomandazioni dell'Ocse-DAC che sono riprese e specificate nella strategia triennale vanno, come dire, gli va data una risposta. E quindi quale migliore occasione che la mid-term peer review dell'Ocse-DAC per, come dire, fare i compiti a casa che dobbiamo fare. Mi fermo qui, grazie. Grazie a lei. Do infine la parola al dottor Roberto Ridolfi, presidente di Link 2007, associazione di coordinamento consortile che raggruppa 14 organizzazioni non governative italiane che da decenni si impegnano nel settore della cooperazione contro la povertà e per lo sviluppo dei popoli, a lungo e autorevolmente presieduta da Paolo Dieci, tragicamente scomparso nel marzo 2019 in un incidente aereo in Etiopia. A lei la parola, dottor Ridolfi. Grazie, buongiorno a tutti. Voglio cominciare nel ringraziare la Commissione per questa audizione. A noi tre reti che siamo d'accordo quasi sempre su quasi tutto. Questo ve lo voglio dire perché la nostra capacità e forza risiede nel coordinarsi e nel muoversi insieme. Ora, è stata già fatta menzione di un emendamento alla legge 125 per eliminare due storture. Una, l'inattuabilità della presentazione entro il 31 marzo della relazione annuale. Questo abbiamo visto, non succede, non è possibile e quindi cerchiamo di dargli seguito. La seconda è l'inutile ripetitività annuale del documento triennale, è stato detto. Questo comporta delle attese, aspettare che il CICS si riunisca e comunque il CICS in 5 anni si è riunito solo 3 volte. Aspettare che il CICS si riunisca per dare l'imprimatura a un documento e mi unisco ai colleghi nel complimentarmi quest'anno con il lavoro del Ministero degli Affari Esteri, in particolare della DGCS e della Vice Ministra, per aver consultato e aver tenuto in conto all'80%, 70%, diciamo, i commenti che noi abbiamo fatto pervenire in modo testuale, come è nostro proprio di Link, al Ministero e che sono stati trasferiti in buona parte nel documento finale. Però alcune cose non le ritroviamo e sono importanti. Alcune già sono state menzionate da Raffaele Salinari e da Silvia Stili. Sono, diciamo, delle evidenziazioni che noi proponiamo ora alla Commissione perché le riteniamo valide. Innanzitutto il superamento del bando. Noi siamo costretti ad operare in questo regime dei bandi, che va bene, ci deve essere una procedura pubblica per l'assegnazione dei fondi, ma non deve essere necessariamente limitante della capacità di impatto delle ONG italiane nel mondo. Questo perché facendo dei piccoli progetti di breve periodo ci si costringe a rinnovare progetto su progetto la nostra capacità programmatica e di impatto.
Abbiamo relazioni in alcuni paesi da oltre 60 anni. Il QAM ha festeggiato i 70 anni della sua storia. Il QAM fa parte, ovviamente, Medici per l'Africa, fa parte di Link. Quindi superamento del bando, l'approccio sistemico e la visione pluriennale, quindi programmi più a lungo respiro. La maggior valorizzazione delle organizzazioni della società civile. Non voglio portare l'acqua al nostro mulino, ma voglio semplicemente notare che nella conferenza Italia-Africa, il summit che si è tenuto un mese fa, un mese e mezzo fa, le ONG non c'erano. Io sono intervenuto rapidamente per dire in quella sede che il volto della cooperazione italiana oggi in Africa è il volto delle ONG italiane. Con tutto il rispetto per le altre iniziative, le altre, diciamo, gli altri attori importanti anche, ma il volto ormai da tanti decenni è quello delle ONG. In questo è fondamentale la coprogrammazione, la coprogettazione. Una sentenza recente della Corte Costituzionale ha invitato alla coprogrammazione. Ecco, questo non avviene. Infatti, se possiamo lamentare una piccola deficienza, è stata quella di non avere un ritorno su quali correzioni o quali interventi sono stati accolti e quindi un ritorno sia al CNCS e sia alle organizzazioni come appunto Link, CINI e AOI. L'attenzione ai partenariati people to people. Noi vogliamo che il 30% del budget dell'AICS sia destinato ai soggetti del capo sesto della legge, invece del 20%, come è ora stabilito nella parte programmatica. Soprattutto se assisteremo, come si spera, ad un aumentare della dotazione complessiva. Vedete, non vogliamo che lo 0,70 si raggiunga semplicemente con fondi destinati al Ministero degli Interni, con tutto il rispetto per le attività ovviamente importanti che il Ministero svolge, vogliamo che ci sia una visione anche geopolitica dell'attività appunto della cooperazione allo sviluppo. Quindi, oltre a questo emendamento che chiediamo nella modifica, diciamo, della 125 attraverso la legge finanziaria e che Link ha proposto per eliminare queste storture del documento triennale e della relazione annuale, abbiamo anche proposto con l'accordo di tutte le reti che la gran parte dell'aumento della cooperazione allo sviluppo al quale assisteremo sia destinato alla cooperazione bilaterale a dono delle organizzazioni della società civile. Perché? Perché sono quelle che sono ora presenti. Vedete, l'INC ha circa 12.000 cooperanti in giro per quasi tutti i paesi dell'Africa e molti paesi anche oltre l'Africa. Due altri appunti: la Debt Service Suspension Initiative del G20, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario. Crediamo che nel documento di programmazione l'Italia debba andare un pochino più avanti, e cioè debba menzionare, accanto alla cancellazione del debito per paesi particolarmente fragili, la conversione del debito in fondi di contropartita in valuta locale. Si fa la cooperazione italiana anche utilizzando risorse multilaterali, quindi non solo i fondi italiani devono andare per il multilaterale, ma cerchiamo come Italia di utilizzare il multilaterale. Ecco, uno è questa battaglia sul debito e sulla sua conversione ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Link ha presentato una proposta, Release G20, sulla quale vorremmo ancora confrontarci. La cooperazione italiana finanzierà progetti e programmi che non abbiano un impatto ambientale e climatico negativo. Abbiamo proposto questa frase, ma non è stata inserita nel documento di cooperazione di programmazione triennale. Per concludere, nell'intenzione del legislatore ci deve essere un partenariato anche di coazione e di sinergia tra le organizzazioni della società civile e gli enti territoriali italiani, ma questo non deve avvenire a parità di budget, ci deve essere una dotazione suppletiva e, diciamo, addizionale che consenta di fare questi partenariati. Noi vogliamo superare la logica del progetto, come detto, per una cooperazione sistemica e in particolare per quello che riguarda l'aiuto umanitario per garantire risposte a situazioni di gravità. Lo vediamo in Afghanistan, lo vediamo in molti altri paesi.
che richiedono interventi rapidi devono essere valutate e individuate con bando selettivo pubblico triennale OSC specializzate, reputate capaci di interventi umanitari nel giro di ore e giorni a cui rivolgersi per la realizzazione immediata di interventi umanitari e di emergenze, anche il modo per assicurare una presenza diretta nel momento del bisogno del nostro Paese tra partenariati bilaterali di comunità e Paesi in difficoltà. Concludo. Dato quindi l'allargamento dei soggetti, e questo già l'ho detto al capo sesto, che non comprende solo le organizzazioni della società civile, ma comprende il settore privato, gli enti territoriali, le università, tutti gli enti pubblici, le imprese con finalità di lucro, si cercherà nel triennio, e vorremmo questa frase, chiediamo alla Commissione, si cercherà nel triennio, compatibilmente con le previsioni della legge di bilancio, di portare tale percentuale almeno al 30% della dotazione annuale AICS per gli interventi, che invece è rimasto il 20% nel documento. Grazie. Grazie a lei, dottor Ridolfi. Do ora la parola ai colleghi, anche a quelli collegati da remoto, che intendano porre domande o formulare osservazioni. Collega Quartapella, le la parola. Grazie mille, ringrazio anche le reti delle ONG per l'analisi sul documento triennale. Credo che tutti quanti appunto dobbiamo partire dalla consapevolezza che questo finalmente è un documento triennale diverso per una ragione, cioè perché segna un riavvicinamento rispetto agli obiettivi almeno quantitativi dell'aiuto allo sviluppo. Cosa che insomma nel nostro paese non si vedeva da tempo, sia sul canale bilaterale che più in generale sull'impegno multilaterale, soprattutto attraverso il Green Climate Fund. Due domande. Proprio nel momento in cui appunto il riallineamento quantitativo è in corso, seppure con tutti i limiti di cui parlava prima Raffaele Salinari, credo che sia importante ragionare, alzare un po' il tiro e ragionare, diciamo, sull'efficacia di questi aiuti o gli obiettivi di carattere strategico di questi aiuti. Quindi una domanda che riguarda la stretta attualità, cioè quanto accaduto alla COP26. È emerso di quanto gli aiuti allo sviluppo, diciamo, di quanto i paesi sviluppati non stiano seguendo gli impegni presi sul perdite e danni e sul fondo di 100 miliardi per compensare, per le compensazioni ai paesi meno sviluppati e più colpiti dal clima. Credo che su questo sarebbe opportuno, al di là di quello che diceva Ridolfi, cioè dell'impatto dei progetti della cooperazione italiana, che comunque sono fatti seguendo anche valutazioni di impatto ambientale, credo che sarebbe opportuno cercare di capire collettivamente come possiamo dare un segnale anche attraverso l'analisi del documento strategico su un impegno maggiore dell'Italia per quanto riguarda il processo di negoziazione multilaterale climatica e l'impegno dell'Italia come paese sviluppato a cercare di ridurre l'impatto del cambiamento climatico nei PVS. Su questo sarebbe interessante ascoltare la vostra opinione puntuale, specifica, generale. Secondo punto, quanto veniva detto, questo invece più un'osservazione che però credo che debba essere integrata nella nostra discussione perché poi entri a far parte della relazione della Presidente che poi voteremo tra qualche giorno. Secondo punto, per quanto riguarda le scadenze e le difficoltà del documento strategico a essere veramente un documento strategico, come diceva Egizia Petroccione. La questione collegata soprattutto al fatto che nella legge chiedevamo che il documento strategico venisse presentato al Parlamento insieme alla relazione consuntiva degli aiuti dell'anno precedente. Dal punto di vista burocratico, questo tenerli insieme significa che si va sempre molto lenti perché la relazione consuntiva arriva dopo il primo trimestre, in realtà arriva dopo il secondo trimestre. Credo che ci debba essere un'intesa
impegno da parte parlamentare per modificare questo elemento della legge il prima possibile, forse addirittura anche nella legge di bilancio. È vero che si tratta di un emendamento più di carattere ordinamentale, ma credo che ci debba essere un impegno e sarebbe interessante che questo punto venga evidenziato nella relazione che il Parlamento approverà. Terzo punto, riprendendo quanto diceva Silvia Stilli sull'Afghanistan, credo che il tema dell'Afghanistan sia in generale un tema su cui dovremmo discutere a lungo, lo stiamo facendo anche in commissione in varie occasioni, ma dal punto di vista degli aiuti sarebbe interessante capire da voi che cos'è che non ha funzionato degli interventi di cooperazione in Afghanistan, sia rispetto alla strategia futura di sostegno umanitario verso quel paese e di gestione della possibile crisi di rifugiati che ci sarà nei paesi della regione, sia per quanto riguarda il delicato nesso tra democrazia o comunque affermazione di sistemi di governo non autoritari e aiuti allo sviluppo. Questo è un tema che diventa sempre più cruciale e sul quale forse un documento strategico della cooperazione dovrebbe esprimersi e siccome, come sappiamo, il mondo delle ONG è sempre stato un mondo che ha fatto della cultura dei diritti, della cultura della partecipazione e quindi della cultura democratica uno dei capisaldi della propria attività, credo che sia interessante da parte vostra avere un ragionamento critico partendo dall'Afghanistan, ma più in generale sul tema aiuti e democrazia per capire come migliorare su questo, che secondo me è un tema strategico non solo per gli aiuti italiani, ma più in generale per gli aiuti allo sviluppo di tutti i paesi democratici. Grazie. Grazie a lei, collega. Ci sono altre richieste di intervento? Se non ci sono altre richieste di intervento, invito i nostri ospiti ad intervenire in sede di replica. Prego. Raffaele Salinari si è iscritto. Prego, dottor Grazie. Salinari. Ringrazio l'onorevole Quartapelle perché le tre domande, le tre suggestioni sono estremamente profonde e articolate. Cerco veramente di rispondere da parte nostra in 5 minuti, poi i colleghi sicuramente completeranno. Afghanistan. Abbiamo immediatamente richiesto, dopo, diciamo, il ritiro, che non voglio qualificare, degli americani, insomma, o comunque sì, della coalizione di cui gli americani erano, diciamo, i leader, chiamiamoli così. Abbiamo chiesto, diciamo, e ottenuto un colloquio col ministro degli esteri e un tavolo presieduto dalla vice ministra Sereni su tre questioni importanti. Naturalmente, la questione dei rifugiati, delle persone che volevano lasciare l'Afghanistan, a partire, devo dire, anche dalle persone che hanno lavorato in tutti questi anni con le organizzazioni non governative, che sono tanti e molto esposti, alle questioni naturalmente aiuti di emergenza, alle questioni diritti umani. Allora, per noi l'Afghanistan è veramente la sintesi di tutto quello che di bene e di meno bene si è fatto. Sicuramente voglio soltanto dire una cosa, e la dico dal punto di vista della cultura, non dei fatti che conosciamo tutti. Per rispondere all'onorevole Quartapelle, dal nostro punto di vista, ci si è fatti molto spesso la domanda, dopo, ripeto, il ritiro e in particolare la caduta dell'esercito afghano, come fosse stato possibile dopo tanti anni, dopo tanti miliardi di dollari spesi per equipaggiare questo esercito, appunto, che questo esercito si sciogliesse al sole e i talebani potessero tornare in qualche ora, dopo in qualche ora essere i padroni, diciamo, dell'Afghanistan. Bene, se l'avessero chiesto a noi avremmo detto, ovvio, succederà immediatamente perché si può conquistare, si può vincere, ma non si convince. Si convince soltanto con
con una prossimità vera, una prossimità da società civile a società civile. Si convince soltanto col dialogo, si convince soltanto facendo sì che i diritti umani che noi evochiamo diventino una pratica di democrazia. Le democrazie non si reggono se non ci sono i diritti. E i diritti non ci sono se non ci sono le risorse e le possibilità per renderli praticabili. Come dice la nostra Costituzione, non bisogna enunciare, bisogna renderli praticabili. Noi in questi anni abbiamo cercato di mantenere dei canali aperti con la società civile afghana e anche, devo dire, lo sanno tutti, anche con alcune fazioni talebane. Ed è quello che intendiamo fare ancora adesso. Molte delle nostre organizzazioni sono lì e continueranno a fare il loro lavoro. Perché? Perché la facciamo con la società civile e i popoli, e con questo concludo questa prima parte velocemente, i popoli hanno una memoria molto lunga, molto lunga. E se noi aiutiamo oggi il popolo afghano, anche all'interno di, diciamo, contraddizioni molto importanti, come quelle appunto di cercare spazi di manovra all'interno di un regime che sicuramente di democratico ha poco o nulla. Beh, noi siamo assolutamente convinti che domani questi spazi di democrazia, di ragionamento, di partecipazione porteranno ad un'evoluzione positiva. Non ci dimentichiamo che purtroppo i talebani non sono il peggio di ciò che c'è in Afghanistan. Non a caso, voglio dire, ci sono settori dell'ISIS, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il momento di tenere non un faro, ma una luce molto potente sull'Afghanistan, perché da come ci comporteremo in Afghanistan con i popoli di quel paese, verremo illuminati in un senso o in un altro alla luce di tanti altri popoli. Non ci dimentichiamo che la cosa peggiore che noi abbiamo fatto è fare delle promesse che poi non abbiamo mantenuto. Questo non si fa. E noi organizzazioni, questo non l'abbiamo mai fatto. Noi andiamo e facciamo, manteniamo sempre le promesse. Ecco perché insistiamo col Parlamento. Insistiamo che l'Afghanistan non debba arrivare alle quarte, quinte, decime pagine dei giornali. Insistiamo perché il tavolo sia operativo. Non entro adesso qui su quello che non ha funzionato o che sta funzionando. Sicuramente lo posso dire diciamo, a nome dei colleghi, c'è stata una grande volontà politica da parte del governo, un sostegno da parte del Parlamento, però ancora una volta chi fa pressione quotidianamente perché queste cose vadano avanti siamo noi, ripeto, perché abbiamo questa consapevolezza. Le altre due questioni velocemente poste dall'onorevole Quartapelle. Per noi la questione ambientale è tutto, ma ancora una volta si tratta non di quantità, si tratta veramente prima di tutto di qualità, cioè di ripensare che cos'è lo sviluppo, di ripensare che cos'è il progresso, di ripensare quali sono i valori cardini su quali noi appunto vogliamo vedere il nostro futuro. Ecco perché noi abbiamo un ruolo importante, e lo dico con molta chiarezza, prima ancora dell'effettività dei nostri progetti. Noi siamo qui per fare cultura della cooperazione. Siamo qui per ricostruire un'idea, come dire, di ricongiungimento tra l'uomo e l'ambiente. Chi delle nostre organizzazioni si occupa dell'infanzia sa benissimo che la maggior violazione dei diritti dell'infanzia sono i disastri ambientali. Ecco dove tutto si tiene. Quindi non è sufficiente dire dedicheremo dei soldi che poi non ci sono neanche quelli. Paradossalmente, due premi Nobel per la pace da una parte, il presidente Obama che aveva per primo proposto i 100 miliardi e l'altro il premier etiopico adesso, anche lui premio Nobel per la pace, insomma, non hanno dimostrato di essere molto all'altezza di questo premio Nobel. Ecco, questo un po' una parziale risposta alle domande dell'onorevole Quartapelle. Grazie. Dottor Ridolfi, ha la parola, prego. Sì, grazie. Grazie molte all'onorevole Quartapelle delle domande complesse, quindi non potremo, credo, rispondere per tutto qui. Uno, alzare il tiro sull'efficacia dell'aiuto in relazione al climate change. Ma guardate, se il Covid-19 per il pianeta è stato un raffreddore e la migrazione è una polmonite seria, il climate change è un multi-organ failure, cioè è un fallimento di tutti gli organi vitali del corpo umano e quindi del pianeta. E quindi dobbiamo prepararci alla scala di questo.
La COP26 è un po' una delusione sotto questo aspetto, ma non solo per l'India e la Cina. A mio avviso, avendo partecipato a tante negoziazioni multilaterali quando facevo appunto il direttore della Commissione, io credo che l'esercizio di relabeling, cioè di rinominare i fondi ogni volta che c'è una conferenza sul titolo della conferenza, debba fermarsi e che ci siano azioni concrete addizionali e nuove. Dal punto di vista dell'efficacia, io prendo spunto di questa occasione che ci dà onorevole per chiedere alla Commissione, alla relazione della Presidente, di inserire proprio per l'efficacia dell'azione italiana verso i PVS sul climate change, che le organizzazioni della società civile vengano consultate e vengano invitate a partecipare alla programmazione del fondo istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica di 840 milioni di euro, che è un fondo italiano affidato, si sembra, attraverso la legge finanziaria a Cassa Depositi e Prestiti, ma non c'è menzione delle organizzazioni della società civile che oggi, ripeto, oggi sono l'unico gruppo di attori che possono fare il delivering serio, efficace, con indicatori di impatto estremamente, estremamente rigorosi. E mi ricollego a quello che dicevo prima, se continuiamo a fare i progetti con la società civile di 2 o 3 anni sarà quasi impossibile avere una misurazione e un controllo sull'impatto che invece un programma di 6, 7, 8 anni può garantire. Quindi l'idea è quella per aumentare l'impatto italiano nella cooperazione con i PVS sul climate change di avere un'entrata in quel fondo, ovviamente, che sarà decisa dal governo, che al momento non appare. Questo vi invito a guardarlo immediatamente dal punto di vista della legge di bilancio. Grazie per la dimostrazione di convergenza sulla correzione della legge 125 rispetto alla relazione annuale e alla programmazione triennale. Effettivamente, se vogliamo essere strategici, si fa un documento ogni 3 anni, si aggiorna laddove necessario, ma non si passa un processo interministeriale complicatissimo che ritarda il tutto e ci si concentra invece sul fare. Sul terzo, ha elaborato molto bene Raffaele Salinari, sull'Afghanistan. Io vorrei aggiungere che anche la mia esperienza di ambasciatore dell'Unione Europea dimostra che il discorso o la dialettica democrazia aiuti a una dialettica, diciamo, abbastanza sensibile da tenere in equilibrio. Cosa risolve nel lungo termine questa dialettica è il dialogo, la parola dialogo. È questo che noi troviamo deficiente nei tanti anni in Afghanistan. È questo che fa della memoria dei popoli una memoria lunga, il dialogo, la capacità effettiva di fare un dialogo vero e serio tra le comunità. È un tema strategico? Ma a volte sì, a volte no. In molti casi gli aiuti sono una percentuale misera degli investimenti o delle azioni economiche in un paese. Quindi non possiamo dire che gli aiuti da sé abbiano un impatto strategico e di cambiamento. Possiamo dire che convergono e nella conversione gli aiuti devono trasportare non solo l'idea della democrazia, ma anche quello che la democrazia importa, e cioè una partecipazione del paese beneficiario alle decisioni strategiche su quello che gli aiuti debbono fare. Un caso in specie è proprio quello del climate change, dove i paesi in via di sviluppo hanno per molti anni ritardato, diciamo, la conversione degli aiuti in quella direzione perché ritenevano che appunto il loro sviluppo economico fosse da privilegiare dopo tanti anni di aver sofferto invece gli effetti del climate change derivanti dalla. Quindi per concludere io ringrazio le 3 questioni, spero che ci sia occasione di riconfrontarci su queste, sulla prima, l'efficacia sul climate change e sulla terza, appunto. Aiuti e democrazia, quale dilemma? Perché sono questioni strategiche di importanza vitale anche per noi. Grazie. Grazie a lei, dottor Ridolfi. Sono sicura che ci saranno anche altre occasioni, anche all'interno del Comitato Agenda 2030, per confrontarci proprio sul climate change, che credo sarà il soggetto più importante di cui parleremo nei prossimi anni. Quindi all'interno del Comitato sono sicura ci saranno altri momenti di confronto.
Ringrazio ancora i nostri ospiti per il loro contributo, invitandoli a trasmettere all'ufficio eventuali note scritte a corredo. Scusate, io mi ero iscritta a intervenire. Ah, dottoressa Stilli, mi scusi, non l'avevo vista. Non si preoccupi, sarò velocissima, siamo prego, alla fine. Prego. Allora, cambiamenti climatici sui due stimoli. Allora, noi sappiamo che i cambiamenti climatici sono crisi climatiche e che quindi oggi tra i conflitti in atto di vario genere a livello globale e le crisi climatiche si ha ovviamente una ripercussione nei complessivi flussi migratori all'interno dei continenti e poi a casa nostra. Allora, quindi il tema anche qui è quello della globalità del problema e della coerenza delle politiche da affrontare. Allora, i due colleghi hanno già indicato alcuni elementi di riflessione. Io ritorno su ciò che ho detto prima. Come si affronta? Si affronta anche cercando di lavorare all'interno di quello anche che è l'analisi oggi focalizzata, il documento di programmazione triennale, in una logica di coprogrammazione e coprogettazione insieme a noi, come prima accennata, su temi, li ripeto, centrali per il cambiamento nello sviluppo, l'agroecologia, l'economia circolari e tutto il lavoro sulle energie rinnovabili. Noi abbiamo start-up, competenze, sperimentazioni nel nostro paese a livello del privato, a livello di un privato, come dire, che è meno conosciuto probabilmente delle grandi sigle che lavorano su questi temi, che con l'ESC lavora molto e sperimentazioni molto importanti. Lavorare sulle linee guida tematiche su questi due temi, che sono linee guida che sono, come dire, o non ancora stoganate o nel cassetto o completamente da costruire, pensa a quello sulla sicurezza alimentare, con un fondo straordinario. Ridolfi ha accennato alla questione del PNRR. Allora, lì voi avete avuto con noi un'audizione in cui noi avevamo presentato le nostre proposte. Quelle proposte erano in parte all'interno del forum del terzo settore. Il risultato finale è un PNRR che non ne ha accolta una di queste proposte nella lettura. Speriamo che nel dialogo e nell'evoluzione, come è stato anche citato dal collega, si possa riprendere questo ragionamento e quindi affrontare anche il tema dei cambiamenti climatici. Maui e Cini l'anno scorso presentarono un emendamento e stiamo ragionando su come riproporlo. Siamo contenti, ovviamente l'abbiamo detto, dell'aumento dell'APS e abbiamo messo il punto di riferimento alla verifica su quanto sta all'interno della parte accoglienza e asilo dei rifugiati, ma noi riteniamo che possiamo pensare anche a un fondo straordinario che sta sui conflitti, cambiamenti climatici, le cause della post pandemia, e probabilmente avremo modo nel dialogo con voi sulla legge di bilancio di parlarne. Sull'Afghanistan vado veloce ma anche forse un po' dura. Importantissimo il tavolo di coordinamento, l'abbiamo ottenuto, sta lavorando, è diviso in sottogruppi e sta affrontando un tema complesso, ancora quello delle evacuazioni. Abbiamo sdoganato i corridoi umanitari, ma ancora c'è da definire come e quanto, e poi per 1000 persone, e sappiamo quali siano le liste, le persone e le domande provenienti da Pakistan e Iran. Si avvia un ragionamento all'interno che è un ragionamento nuovo di come ripensare il rapporto tra il bilaterale delle OSC e il multilaterale, e speriamo di poter affrontare in quel luogo una sperimentazione importante con quelle che sono le nostre sensibilità e le nostre proposte. Ma sul tema del come mai ci troviamo così e cosa non ha funzionato, è un tema di aver costruito una presenza e i vari livelli di cooperazione tra quello militare e tra quello tra l'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo, che quello non ha funzionato. Anche qui è un tema di non dialogo, non strategia unitaria e condivisa, un bilaterale che ha lavorato molto direttamente con governi e in interventi che hanno talvolta sicuramente non affrontato il tema della corruzione, anzi talvolta forse, come dire, anche le nostre risorse, i nostri aiuti
governativi sono andati solamente in una direzione che non è stata quella di riportare alla costruzione di democrazia e trasparenza. Una dispersione degli aiuti, anche territoriale, aiuti che non sono arrivati alle periferie delle città, alle periferie del paese, in un paese complesso. A livello di presenze etniche, di presenze politiche, di quelli che, di come i confini si sono evoluti negli anni. Non abbiamo saputo leggere e voluto leggere insieme questo tema che l'OSC ha spiegato bene Raffaele Salinari, invece hanno saputo, come dire, interpretare. Gli help li lanciamo ormai, li avevamo lanciati da molti anni, questi help. Sul fatto che nel paese la popolazione non sentiva l'intervento di democratizzazione e di sostegno. Due categorie l'hanno subito con estrema forza: le donne, i bambine e i bambini. E devo dire, le organizzazioni nostre, penso a Save the Children, Pangea, Intersos e altre che potrei citare, che hanno deciso di rimanere lì, come ha detto Raffaele Salinari. Su questo punto hanno insistito e lavorato tanto, ma chiudo dicendo che la lettura dell'Afghanistan è una lettura simbolica. Bisogna lavorare non in tema di interventi paese, ma di interventi d'area, perché l'Afghanistan non è l'Afghanistan, è l'Afghanistan, il Pakistan, l'Iran e tutto quello che ne consegue. Quindi, come per il tema della crisi siriana, è la Siria, la Giordania, il Libano, la Turchia, l'Iraq. Così come, voglio dire, il Nord Africa, non è la Libia, è la Libia e la Tunisia, perché sappiamo quali sono i temi che poi riguardano le relazioni e le interrelazioni. Bisogna ragionare in termini di programma d'area, anche nella definizione, qui chiudo ritornando al documento triennale, degli interventi di programma. Quelli che ha citato Roberto, su cui noi ci siamo, eccoci. Quelli che devono riguardare anche la ridefinizione con una maggiore elasticità delle priorità d'area, a seconda di quali sono le crisi principali e più pertinenti in quel momento e che hanno maggiore bisogno di attenzione, tenendo conto di qual è l'indice di maggiore povertà dei paesi e come si evolve rispetto ai conflitti e alle crisi climatiche di cui stiamo parlando. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Stilli. Io ringrazio quindi ancora i nostri ospiti per il loro contributo, invitandoli a trasmettere agli uffici eventuali note scritte a corredo delle relazioni svolte questa mattina e dichiaro conclusa l'audizione informale. Grazie a tutti e buon lavoro.